Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo in un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire col video, prima di tutto, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro fine dell'anno, siamo ancora a luglio, dovremmo riuscirci, ne mancano circa 300 iscritti per raggiungere i 2000, signori, quindi... Damo se mi raccomando, raggiungiamo l'obiettivo. Detto questo, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Dopo il bel successo di ieri, che abbiamo ottenuto un sacco di diamanti, signori, e cosa facciamo oggi? Allora, prima di tutto dobbiamo riparare il nostro piccone con fortuna, che così non va bene. Io qua mi sono tenuto 4 diamanti, spero bastino, anche quando, dico, vediamo dove riusciamo ad arrivare con questi 4 diamanti. Poi lo miglioreremo, 1, 2 e 3, va bene, con 3 già lo miglioriamo tanto, signori, tanto ora ci metteremo poi mending e va bene così. A proposito del mending, signori, come detto in italiano, il riparazione, noi abbiamo il nostro bellissimo cartografo qui che lo scambia, ma stanno andando tutti a dormire, golem non ce ne stanno più, allora, torniamo a casa, noi non abbiamo tantissimi livelli, abbiamo solamente 19, l'obiettivo intanto è recuperare tanti libri di mending, che non sarebbe una cosa brutta, dopodiché cercare anche domani di fare una nuova spada, una nuova ascia, una nuova armatura e vedere se riusciamo a incantare con qualcosa di meglio e poi unirli e vedere se riusciamo a ottenere delle protezioni migliori. E così poi successivamente andare a cercare l'Angel and the Breeze nel Nether e ottenere tante cose. Allora, noi intanto da parte abbiamo già 13 smeraldi e non è male come cosa, signori, 14 blocchi di diamante e tanta roba. Io poi ho scavato un altro poco off camera, ho trovato altro e signori, siamo soddisfatti. Allora, questo ce lo teniamo così intanto per ricordo, che mi piace. Noi abbiamo 13 blocchi di diamante. Ora, il tizio cosa vuole per i libri di mending? Mi viene di dire mending, signori, in italiano sarebbe libri di riparazione. Ok, salve, buongiorno. Tu che cazzo lo scambi? No, non sei tu. Dov'è l'amico mio che mi scambia i libri di mending? Perché siete tutti sul tavolino? Mi date... Oh, l'ho preso al volo. 10 smeraldi e un libro. Ok, quindi finora possiamo prenderne uno solo. Quindi intanto ci servono dei libri, ci serve della carta, guai a chi esce, ci servono delle patate, perché i tizi col quale scambiamo roba vogliono questo e noi questo gli daremo. Allora, intanto recuperiamo quest'altra canna da zucchero. Qui sono cresciute le patate, non lo so, però dammi sto bon meal perché dobbiamo un attimino accelerare la situazione. Queste sono cresciute tutte, perfetto. Allora, recuperiamo, non sono cresciute tutte, il cavolo. Dai, forza, fai crescere queste patate. Quanti libri vogliamo ottenere? Allora, ottenerli tutti ci vorrà un'infinità, quindi non penso sia fattibile oggi. Però se già riuscissimo a prendere, ovviamente non li metteremo oggi nell'armatura e negli attrezzi. Prima voglio vedere se riusciamo a trovare qualche altra situazione, signori. Come vi ho detto, vediamo se riusciamo a trovare qualche altra situazione. Abbiamo 35 patate e non abbiamo paura di utilizzarle. Qua nella cassa, che la cassa è questa, signori, in uno dei prossimi video dobbiamo sistemare il magazzino là sopra, perché dico, ce l'abbiamo e abbiamo tutto in confusione più totale e non va bene e non mi piace. Allora, recuperiamo 64, ma sì, dai, 64 e questi 3, bonus. Trasformiamo tutto in carta, vediamo quanto riusciamo ad ottenere. Andiamo, se è così, tutta carta, 63 pezzi di carta e questi 64 più 2, questo è bonus. Va bene, vediamo quanto materiale. Dai, non riesco più neanche a uscire dalla porta di casa mia. Altro spoiler per i prossimi video, signori, in questa zona di qua faremo l'acquario. Ho deciso che voglio fare l'acquario, signori, e lo faremo. Quando? Non lo so. Però
Però è un progetto che abbiamo. Allora, dove sta il tizio? No, tu ancora no. Prima andiamo dall'agricoltore. Salve, dov'è l'agricoltore? Salve, agricoltore. Scusa, zio. Allora, tu vuoi anche le zucche? Non è male come scambio. Allora, intanto pigliati questi 64. Ok, due smeraldi, 64 patate per due smeraldi, E dai, è così. Abbiamo 16 smeraldi. Se noi non riusciamo a prendere manco un libro, forse un libro solo. Zio, tu quanta carta vuoi? 24 carta per... Ok, uno. Ok, ora si è trasformato, non riusciamo a fare più nulla, quindi non abbiamo cosa fare. Vediamo cosa ci sblocca però, perché lui dovrebbe fare le sue magie e sbloccarci dei nuovi trade. Ci sta pensando, se la sta pensando. Tu cosa mi puoi scambiare? No, si è bloccato tutto, signori. C'è un problema di base. Si sono bloccati i nostri villaggeri. Si sono rincretiniti. Si sono rincretiniti i nostri villaggeri. Va bene, perché c'è un golem dentro casa? Ma porca miseria, ma tutte le cose strane, tutte a me capitano. Il golem è dentro casa. Ora, secondo voi è possibile il golem che tra l'altro c'ha pure un piede dentro il letto? Va bene, golem mio, mi dispiace, ma dentro questa casa non ci vuoi stare. Ho capito che da qualche parte dovevi pur spuntare, però dico, lì è il posto più sbagliato in assoluto. Vediamo ora cosa ci scambia lui del vetro per uno smeraldo. 11 di vetro per uno smeraldo. Mappa dell'esploratore di oceani. Del vetro ce l'abbiamo. Tu cosa scambiavi, zio? Carbone. 15 di carbone per... Guarda, lo faccio solo perché voglio altri due smeraldi e prendo quantomeno due libri. Quantomeno due libri. Quantomeno due libri, signori. Quantomeno prendiamo due libri di mending. La vedo lunga, la vedo molto lunga. Intanto andiamo a prendere il fiorellino. Intanto andiamo a prendere il fiorellino. Così, okay. Altro golem ucciso e altro fiorellino piantato per noi. Recuperiamo due libri. Che forse qui c'ho due libri. Due libri non incantati. No, aspetta, ce li ho, ce li ho. 11, porca miseria, due me ne bastano. Ok, 2 con 20 smeraldi dovremmo ottenere i primi due libri di Mending, signori, che non è per niente male come situazione. Allora, tu lavori? No, tu non fai, tu sei nulla facente. Mi date il tizio? Ok. Allora, questo è questo e tu mi dai due libri di ripristino, signori miei. Bella così, abbiamo i nostri due primi libri di ripristino. Ok, non è andata per niente male. Allora, col tizio non possiamo scambiare altro perché non ho né le rape né le zucche, né c'ho voglia di far crescere zucche, sinceramente. Tu vuoi un sacco di carbone? Ma no, 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 signori, 15 di carbone per un coso no. Tu vuoi del vetro? Vetro ce l'abbiamo. Volendo sì, dobbiamo fare l'acquario, però volendo sì, un po' di vetro lo possiamo consumare. Allora, signori, faccio un breve taglio in cui vedo di recuperare un altro po' di carta, un altro po' di patate, un po' di vetro. Vediamo se riusciamo a ottenere magari un altro libro di mending. Li mettiamo qua i libri di mending. Facciamo questo. Perché questo è messo qua? Che cos'è? Vabbè, non lo so. Libri di mending. No, ma i libri di mending non li voglio mettere, signori. Ci dobbiamo fare una cassa a parte, sì. Decisamente una cassa a parte. Qui, allora, le canne da zucchero qui non sono cresciute neanche per il cazzo. Io ho ancora del bone meal, sì, quindi facciamo riprodurre un altro po' di patate. Vabbè, signori, rapido taglio. Faccio un taglio e ci vediamo appena recupero, sono pronto a recuperare gli altri libri, perché cazzarola, comunque 10 smeraldi per un libro, sono tanti, considerando che ce ne danno sempre pochi alla volta. Però non demoralizziamo, non demoralizziamo. No! Ok, signori, io ho ottenuto un altro po' di materiali. Entriamo nuovamente qui dai nostri amici villagers. Dove sta quello che voleva il vetro? Zio, c'ho il vetro per te. Dai, dove stai? Fatti vedere. Sei tu che volevi il vetro? È lui? No, lui che cazzo era? Sì, lui voleva il vetro. Te, pigliati sto vetro. Dai, così. Aspettate però, alterniamo gli scambi perché magari poi... Però non ho portato l'altra. Porca miseria, non ho portato. Tu non fai niente, è vero? Tu devi trovarti un lavoro. Perché devi aiutarci a scambiare. Salve, sto cercando l'agricoltore. Dove sta l'agricoltore? Sta qua che sta a parlare con lui. Allora, dai così. Dammi tutte quante le patate possibili e immaginabili. Dai,
Dai così, ok, dai così, zio, scambio, oh che paranoia però che sei troppo preciso, zio, ok, siamo a 8, siamo a 10, ok, 11, già un altro libro lo possiamo prendere, e questa già è tanta roba, andiamo a prendere le altre canne da zucchero, mannaggia a me, sta porta è tanto comoda ma di una scomodità unica. Se non prendi giusto il tempo rimani lì bloccato praticamente. Qui sono cresciute le canne da zucchero. Mamma mia che crescono lente le canne da zucchero. Le canne da zucchero crescono veramente lente. Quante ne ho io qua? Altre 8. Sono 19. Più c'è questo pochetto di carta. Ok, recuperiamo un altro libro. Intanto mi porto a casa altri due libri. Altri due libri di mending sarebbe già tanta roba, signore. Ce ne mancherebbe almeno altri due. Almeno altri due libri ci mancherebbero per fare le cose in maniera giusta. 30 fogli non mi bastano mai, posso fare solamente uno scambio, però c'è ancora un po' di vetro, quindi siamo a 10, siamo a 11 smeraldi, me ne mancano 9 e a sto giro non ci riusciamo nemmeno. L'obiettivo è, dove sta il tizio che vuole la carta? Il tizio che vuole la carta è lui, ok, già c'è lo smeraldo pronto in mano, pronto a piopparmelo, ok. Siamo a 12, ok, pigliati l'altro vetro, 15, ok, calma sangue freddo, me ne mancano solamente 5 signori, me ne mancano solamente 5, altro breve taglio, dobbiamo ottenere altri due libri di mending. Ok signori, a questo giro dovremmo riuscirci a ottenere, è un Enderman? Sì, è un Enderman che è venuto a rompere i coglioni a casa nostra signori, e non va bene questa cosa, non va bene. Anche perché a noi servono le Ender Pearl, quindi no, non doveva cascare là sotto, mannaggia lui, da sta. Torna qua su, zio. Dov'è? Dai, ti sento. Dove sei? Dove è spawnato? Ma porca miseria. Là sotto, nell'acqua. Ma come si fa a essere così scemi? Ma perché esponi nell'acqua che muori da solo così? Ti voglio ammazzare io, mi sa che è morto. È morto. Ma giusto l'Enderman scemo doveva capitarci. Mannaggia lui a chi non glielo dice pure. Allora, mangiamola un attimino qui la carne. Risaliamo su. Risaliamo su, risaliamo su. Porca miseria, abbiamo bisogno dell'Ender per poi andare a cercare la fortezza, per andare a uccidere il drago. Sì, la ricerca degli Enderman sarà qualcosa a cui non abbiamo ancora minimamente pensato dopo quasi 60 episodi. E non è buona come cosa. Cosa ci fa il golem lì fuori? Non lo so. Devi spostarti però, zio. Allora, dov'è il tipo che fa l'agricoltore? Agricoltore, agricoltore, dai dai che sta calando la notte, signori. Dai 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 che sta calando la notte. Dammeli tutti. Dai, 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 vai, dai, 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 dai. Quanto siamo? 17, 19. Dai così, 21, signori. Abbiamo due libri. Dov'è quello con l'occhio? Dov'è quello che fa il cartografo? Cartografo, non andare a dormire perché non è l'ora di andare a dormire. Non sei tu. Dove sta il tizio? Dove sta il tizio? Porca miseria, vedete che mi fregano. Si stanno andando a coricare. No! Dov'è? Tu? No, per ora il villaggio. No, speriamo che il golem non si sia incacchiato con noi. Tu cosa volevi? La carta, ok. Damo se sta carta, perfetto. E no, tu non vuoi il carbone, però già ce l'abbiamo. C'è un problema. Il golem ora ci ammazza? No, 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 va bene. Allora, signori, rapido taglio. Andiamo a dormire. Così anche noi resettiamo un attimino tutto quanto e recuperiamo gli ultimi due libri di Mending, signore. Poi vediamo un attimino dove metterli. Che sono preziosissimi, porca miseria sono preziosi. Altro obiettivo raggiunto, altro obiettivo raggiunto. Ora c'è un obiettivo più grosso, ovvero dover mettere il Mending, però non so se mettere il Mending prima o ora o dopo, quando poi trasformiamo tutto in netherite. No, ma glielo mettiamo direttamente adesso. Sì. Non oggi, ovviamente, perché prima voglio vedere se riesco a potenziare in qualche maniera. Ma buongiorno, agricoltore, quella non ci interessano. Questa non sei tu. È uno di tutti e due. Perfetto, ti è. Pigliati.
Dai, così anche lui si è sbloccato. Novizio, bello, tranquillo. Come no? Come no? Porca miseria, mi stai costando un altro livello di diamanti. Mannaggia a te. Sbloccati, fai le magie. E vediamo ora cosa, che altri scambi mi dà, signori. Che altri scambi mi dà? Ma ti levi da in mezzo alle scatole? Ci sta pensando, ci sta pensando. Ci sta pensando, intanto che lui ci pensa, andiamo a prendere i libri di Mending. Che non è qua, ma è qua. Perfetto. Allora, diamantozzi per te e libri per te. Uno, signori, e due. Quattro libri di Mending puliti, puliti, signori. Puliti, puliti. Vediamo quello cosa ha deciso di fare della sua vita. Dove sta il tizio? Allora, quattro di ferro e mi dà uno smeraldo. Questo è importante, questo è molto interessante, signori. Dai così, il ferro ce l'abbiamo? Sì, va bene, abbiamo preso altri due smeraldozzi importantissimi. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento e per progredire in questa serie. Bella, raga, ciao!